Ciao a tutti, follettini e follettine, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi volevo parlarvi della mia esperienza pomeriggio 5 da Barbara D'Urso. Allora, innanzitutto mi hanno contattato loro tramite email. Quando mi è arrivata l'email, lì per lì ho pensato, sarà una bufala sicuramente. Allora ho chiesto al mio amico Andrea di verificare se l'email fosse originale oppure no, perché io, lo sapete, non me ne intendo, quindi ho detto vediamo se l'email è vera. E tramite email ho dato a loro il numero di telefono del mio amico Andrea in modo che loro lo contattassero, perché loro avrebbe saputo capire giustamente se l'email, se era una cosa vera, ecco, o no. E da quanto pare era vera, però io fino all'ultimo non ci credevo, pensavo ad una bufala. Allora sono arrivata davanti agli studi. E quando mi hanno fatto entrare ho capito che era una cosa reale. Allora, devo dire che mi sono trovata così così e vi spiego anche il perché. Allora, perché all'inizio Barbara D'Urso ha fatto alcune domande che avrebbe potuto anche non fare, però vabbè, ci sta anche perché alla fine io sono attaccata anche su quello. Su YouTube, però è chiaro che ci sono rimasta un po' male, quello sì. Comunque, dopo il primo momento, diciamo, di disagio più totale, perché veramente sapete, io non sono una che è stata sempre in TV, era la mia prima volta in TV e quindi ero molto emozionata. Vedevo anche il pubblico che mi guardava e quindi stavo così, dicevo oddio, pensavo oddio, mo che dico, mo che faccio. E quindi poi dopo, quando mi ha fatto iniziare a cantare, a ballare anche con Costantino, con lei, diciamo che mi sono un pochino sciolta. Allora, sicuramente questa qui è sempre stata un'esperienza che mi ha giovato in qualche modo, quello non lo metto in dubbio. Però diciamo che non è un'esperienza che al momento mi rifarei, purtroppo, anche perché adesso dalle partenze voglio prendermi una pausa perché la mia dieta in questi giorni che sono stata fuori per lavoro è andata a farsi friggere e adesso devo rimettermi al pari con la dieta. Prima devo pensare alla mia salute perché io non riuscivo neanche a camminare follettini e follettine per la pesantezza, avevo anche l'affanno e quindi devo riprendere la mia dieta assolutamente, rimettermi in salute prima io e dopo potrò pensare ad altre partenze. Dopo la puntata abbiamo fatto foto, video, anche durante le pause pubblicitarie lei veniva da me. Molto carina, sapete, a fare foto, video. Poi dopo la puntata siamo andati nel suo camerino, abbiamo fatto un piccolo video per i suoi follower, e abbiamo fatto di nuovo la cabina rossa, non so se la conoscete, è una cabina che lei fa fare a tutti i suoi ospiti prima di entrare in puntata per i suoi follower, dove si parla ai suoi follower. Diciamo che scusate se sentite miagolare, ma è mia che vuole entrare, ma non posso farla entrare adesso. Diciamo che, dicevo, non è un'esperienza che al momento rifarei, però è pur sempre stata un'esperienza. Io ringrazio la produzione, comunque di Pomeriggio 5, ringrazio anche Barbara D'Urso per avermi ospitata, perché capisco che anche che non è tanto facile ospitare una persona alla fine che non si conosce. Sì, vabbè, anche se lei guarda i miei video, come dice, lei caratterialmente alla fine non mi conosce realmente, diciamo, di persona e quindi non può sapere come sono fatta, giustamente. Però ha voluto invitarmi e quindi diciamo che sono stata contenta perché è pur sempre un trampolino di lancio alla fine. Che dire, follettini e follettine? Questa è la mia esperienza a Pomeriggio 5, non è lunghissima perché la mia ospitata non è durata, diciamo, tantissima alla fine, perché prima loro fanno la parte di cronaca e nella seconda parte fanno attualità, quelle cose lì carine, diciamo. E quindi
Non è stata lunghissima la mia ospitata, però devo dire che tutto sommato alla fine mi sono anche divertita perché vi ho detto, ho ballato con Costantino che io adoro, strado Costantino, se mai guarderai questo video io ti adoro, un bacione. Quindi che dire, sono stata alla fine contenta, però vi ripeto, non è un'esperienza che al momento mi sento di rifare, quindi ce ne saranno altre che vedrete in futuro, che abbiamo già registrato in altre cose e che non vi posso ancora dire, ma che vedrete presto. Che dire, io vi mando un bacione, vi ricordo che vi lascio tutti i link utili giù nell'info box, vi ricordo che vi lascio anche il fermo posta giù nell'info box, vi lascio tutti i link che vi servono, le mie magliette in vendita per chi volesse comprarla. Ho saputo in questi giorni che sono stata fuori, ho incontrato alcuni miei colleghi che alcuni miei fan l'hanno acquistata, che sono amici loro e mi hanno fatto vedere anche la foto con la maglia indosso, quindi grazie, grazie veramente di cuore, un bacione. Che dire, vi mando un bacione a tutti e al prossimo video, ciao!